Salve a tutti i telespettatori di Avellino TV. Come vedete, siamo in un bellissimo campo con l'erba appena rinnovata. Indovinate dove siamo? Siamo a Sturno, nella sede del ritiro dei lupi. I ragazzi arriveranno qui il 18 di luglio. Noi siamo venuti un po' prima, un mesetto prima, a fare un sopralluogo. Vi abbiamo portato ovviamente con noi. Potete vedere con i vostri occhi dove arriveranno i lupi proprio il prossimo 18 luglio. Noi siamo qui in compagnia dei ragazzi che hanno un po' curato l'organizzazione di questo campo. Luca, puoi fare un ciao alla telecamera velocemente? Con il sindaco Vito Di Leo che ci ha aperto le porte e ci ha accolto qui a Sturno. Ci sono gli altri Ragazzi, ragazzi, ora non vale perché ci sono sindaco. anche io. Stiamo preparando il ritiro di luglio e con noi c'è il sindaco disponibilissimo, Vito Di Leo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, Allora, siamo buongiorno. pronti, Abbiamo visto questo terreno di gioco, come ha detto lei, un tappeto da biliardo, Sì, beh, insomma, dopo i lavori che sono stati fatti, effettivamente oggi è una bella soddisfazione vedere questo manto erboso morbido, ma lo miglioreremo ancora, quindi fino a luglio avremo davvero un terreno all'altezza, un terreno in ottimo stato. E per voi abbiamo pensato anche a voi, metteremo, posizioneremo di fronte a me, quindi alle vostre spalle, un bel gazebo per accogliervi e, insomma, in maniera degna anche voi. A Facciamola vedere la tribuna perché se si nota fianco, c'è la scritta Castagneto in Castagneto blu in blu. che i nostri amici possono vedere e quindi un ulteriore particolare e poi chiaramente la Dalla tribunetta parte la laterale dove tribuna. saranno messe delle postazioni stampa, Esattamente, quindi si guarda i sì, dettagli, non si trascura nulla assolutamente. assolutamente E poi la palestra, giustamente, alle spalle della porta è stata anche lì un po', no. Sì, come dire, rivisitata in tutta qualche modo. sistemata, attrezzata ci sta tapirulando, ci sta un po' di attrezzature, ma soprattutto l'abbiamo sistemato perché dopo i lavori era un poco così in disordine, l'abbiamo tutta pulita, sistemata, adesso veramente è in perfette condizioni pure la C'è palestra. stato, come dire, il via Anche libera dello staff tecnico, no? gli spogliatoi abbiamo ripitturato, abbiamo sistemato i bagni, abbiamo sistemato le panche per far accomodare i calciatori e lo staff tecnico che è venuto qua ha trovato davvero, sono rimasti contentissimi perché insomma, hanno trovato sia il terreno di gioco che tutto il resto in buone condizioni e quindi tutto è andato per il meglio, insomma, sono felice di ritornare perché si sono trovati sempre bene, tra l'altro. Ricordiamo che ci sono anche un campo da calciotto, calcetto, dei percorsi volendo Sì, per i calciatori. abbiamo al di sopra il calciotto in erba sintetica, mentre qua abbiamo il calcetto, ma è polivalente, si possono fare anche altri sport. E poi al di sotto dello stadio, qua lungo il Castagneto, che si arriva fino su a Frigento, in cima. Ci sono dei percorsi trekking in terra battuta, se uno si vuole fare una passeggiata o la corsetta, ci sono tutti questi percorsi che si può arrivare, ripeto, fino alla montagna di Frigento, fino lassù. Allora, Sindaco, vogliamo dare l'appuntamento agli amici di Ai Avellino TV? tifosi, Certo. ai tifosi e a tutti coloro che volessero venire nella nostra cittadina, noi sia alla squadra che ai tifosi, li aspettiamo il 18, a partire dal 18 per 15-16 giorni, quello che sarà il ritiro dell'Avellino, e li aspetteremo qui sul nostro terreno di gioco, su questo splendido stadio, e, insomma, che ne arrivino, se arrivano numerosi, siamo felici, siamo contenti di stare tutti quanti insieme per socializzare, per divertirci all'insegna appunto di questi valori che lo sport porta, che è quello della solidarietà, dell'amicizia, dell'accoglienza. Perfetto, Claudio, allora Ringraziamo il sindaco, ringraziamo il sindaco. no? Grazie. Grazie. Allora, Grazie appuntamento, sindaco. Maria. Grazie. L'appuntamento è per il 18 luglio, saremo qui a Sturno presenti costantemente, seguiremo tutti gli allenamenti dell'Avellino, ovviamente vi riporteremo curiosità, Tutta la qualsiasi cosa, giornata Claudio, no? dell'Avellino qui al Castagneto, interviste, curiosità, tutto quello che riguarda l'Avellino dalla mattina fino alla sera ci saremo per raccontarvelo e quindi tutto il resoconto della giornata bianco-verde con un occhio chiaramente sempre al mercato, tutto quello che accade lontano da Sturno. Ci Credo che sia sarai tutto, tu, ci sarai, sarai da solo?
sarò io, ci sarò ovviamente anche tu a presentare e quindi ci ritroviamo a partire dal 18 luglio in coppia, proprio come oggi. Credo che sia davvero tutto a Credo questo che è punto. tutto, davvero. Ciao ragazzi! Ciao!